Si è concluso sabato alla terza presso lo stadio Madonna delle Grazie Special Olympics 2019. In tanti hanno partecipato a questo importante programma internazionale di allenamento sportivo, una giornata all'insegna dello sport come strumento per favorire la crescita personale, l'autonomia e la piena integrazione delle persone con disabilità. Una bellissima giornata dove, oltre ai ragazzi del team che hanno gareggiato in varie discipline, hanno partecipato anche le scuole, le associazioni e i tanti volontari. Qui alla terza il centro SMAIRM ha organizzato queste due giornate di sport per i nostri ragazzi disabili, cercando di fare qualcosa di importante per la qualità di vita e la dignità dei nostri ragazzi. Infatti questa è un'occasione ghiotta per consentire ai nostri ragazzi di vivere una giornata da protagonisti e ci siamo riusciti. Abbiamo visto la gioia dei visi dei nostri ragazzi che esprimevano sinceramente gratificazione nel partecipare a queste attività di gioco. Non solo l'attività di gioco che si conclude in questi due giorni, ma anche tutto il lavoro a carico di volontari, operatori dei centri OSMAIRM e comunque dei centri che seguono ragazzi con queste disabilità nel prepararli e nel portarli incontro a questa avventura. Un'attività sicuramente gratificante sia per i ragazzi che ci partecipano, sia per gli operatori, per i volontari che a vario titolo contribuiscono alla preparazione di queste occasioni di sport. Per noi sono i 50 anni che si concludono e stiamo festeggiando i 50 anni, non un punto di arrivo ma sicuramente un punto di partenza, di ripartenza, facendo frutto della nostra esperienza in modo da che un'esperienza che si arricchisce di queste nuove occasioni per intervenire sulla qualità di vita di ragazzi portatori di disabilità. Niente, siamo soddisfattissimi e sicuramente organizzeremo l'anno prossimo un altro appuntamento Play the Games o Enjoy the Games che riguarderà sempre le attività Special Olympics. Un ringraziamento particolare va alla direzione OSMAIRM che ancora una volta ha creduto in questo progetto e a tutti gli enti e gli organi che hanno collaborato insieme a noi, insieme allo staff per l'organizzazione. Ringrazio il mio team che diciamo è composto da Ciro, da Romeo, da Manuel, da Emanuela, da Antonella e dalla dottoressa Vitalba Bruno che è la nostra responsabile. Che dire, vi diamo appuntamento sicuramente all'anno prossimo per altre giornate all'insegna del divertimento e dello sport. Grazie. Sì, allora oggi si concludono queste due belle giornate di sport, di aggregazione che noi come volontari abbiamo partecipato molto volentieri perché insomma quando si sta insieme è sempre bello. Questo ovviamente grazie allo SMAIRM e a tutti coloro che ci hanno dato l'opportunità sia di organizzare come anche di partecipare a questo bellissimo evento e a queste due bellissime giornate.